L'idea di questa giornata mi è nata l'anno scorso per una concomitanza di due eventi. Avevo appena finito di mettere a posto un solaio della vecchia casa di famiglia in montagna e avevo trovato in una scatola dei libri degli elementari di mio nonno ed ero rimasto stupefatto dalla qualità del corsivo che si insegnava ai bambini. Qualche giorno dopo sulla Repubblica leggo che in alcuni paesi del mondo, per esempio la Finlandia, non si insegna più il corsivo, cioè i bambini a scuola scrivono solo in stampatello. E addirittura poi andando avanti in questo, sì, una cosa che mi ha incuriosito, ho scoperto che in alcune scuole anche italiane, soprattutto nei licei, si usa solamente l'iPad o il computer per scrivere, cioè non si scrive più a mano. E ho messo in relazione queste due cose con la mia esperienza. Io scrivo abbastanza, mi piace scrivere, anche per lavoro devo scrivere. Ma quando devo scrivere qualcosa di importante, qualcosa che mi sta a cuore, qualcosa che ha un contenuto per cui mi devo sforzare, non posso scrivere né al computer né con l'iPad, perché ho bisogno proprio, cioè la mano è il diretto, è proprio la derivazione delle idee che mi fluiscono nel cervello. Diversamente dalla tastiera. E scrivere a mano e poi anche magari tornare indietro, guardare le cancellature, cioè ha una creatività diversa, aiuta la creatività, stimola la creatività. E io penso che questa giornata deve farci riflettere, questa giornata dedicata alla calligrafia e allo scrivere in corsivo, deve farci riflettere perché in questo mondo che va sempre di più verso l'omologazione, se anche il corsivo, se anche ci viene, come dire, tolto il corsivo, rischiamo davvero di diventare anche noi dei beni culturali da proteggere. È un bene culturale la scrittura corsiva. Per usare delle parole che usa Davide Rampello, è un bene culturale vivente. Quindi tutto ha un significato. È evidente che alcune lettere si scrivono con l'iPad o col computer, ma quando si vuole esprimere profondamente quello che si ha dentro, il corsivo aiuta enormemente. Eccoci qua.